Sempre più dominante, sempre più vincente. L'Italservice torna da Salso Maggiore Terme con la sua seconda Coppa Italia consecutiva. Dopo aver battuto Aniene e Matera fra quarti e semifinale, Pesaro vince anche l'ultimo atto con l'Olympus Roma. 2-1 il punteggio di una partita decisa interamente in un finale di gara in cui i capitolini sono passati in vantaggio con Dimash, salvo essere rovesciati nel rush conclusivo dal micidiale 1-2 dei Maidomi, Borruto e Taborda. Un altro successo incredibile. Il sesto trofeo nazionale per la squadra del presidente Pizza, addirittura il 22esimo nella carriera di coach Colini. Facciamo fatica anche noi come società e faccio fatica sinceramente anch'io a definire, no, questa squadra. Ormai penso che gli aggettivi siano terminati, c'è una squadra che comunque non molla mai, io mi stupisco sempre di più. C'è una partita che, come quella di ieri contro l'Olympus Roma, sembrava persa e è ribaltata nel giro di 50 secondi. Sono quelle squadre che proprio ce l'hanno insito nel DNA, questo carattere vincente, giocatori, allenatore e comunque tutto lo staff che non molla mai, e quindi questo è veramente qualcosa che ci rende orgogliosi e penso che sia qualcosa di straordinario per noi, per la città. La cosa più importante, come dico sempre, noi dobbiamo, no, parlando anche con la squadra, con l'allenatore, noi dobbiamo essere grandi perché dobbiamo fare grande una città, una regione. E quindi penso che questo sia uno spettacolo meraviglioso, tra l'altro ieri davanti alle vetrine di una televisione importantissima come Sky, quindi è molto importante. Prima abbiamo avuto i quarti di finale su Rossini TV, quindi anche quella una vetrina meravigliosa, poi con Sky penso che questa sia la cosa più bella da trasmettere a tutte le persone, che i nostri tifosi e tutta una città e una regione.